Ok ragazzi, vai, ecco qui il vostro Diablotex pronto a registrare questo gameplay notturno su PES 2017. Qui si parla anche della prima partita di Divisione 6, ragazzi. Se sentite un po' i gatti miagolare, ragazzi, sto registrando questo gameplay che è veramente tardi, sono le 5, quindi. Ecco, sentite il gatto lì che già miagola e lui ci fa così, ragazzi, lui ci deve fare in questo modo perché giustamente si chiama Pierotten, lui quindi fa la voce un po' la Piero, no? Quindi si deve far sentire, ma almeno con il sottofondo del gatto, ragazzi, è anche più bello, no? Perché voi dovete capire che Brado registra quanto cazzo gli pare, perché io non ho padroni, io registro quando voglio, non mi pongo il problema. Sono una pecora nera, no? Lo sapete ormai, sono una pecora nera, ragazzi, quindi io non ho mai seguito il branco, quindi faccio quello che cazzo mi pare, registro i gameplay a quest'ora senza problemi. Ok, detto questo, troviamo l'avversario. Troviamo l'avversario, ragazzi. Vediamo un po' se me lo trova. Perché qui ora c'è anche il problema. Se mi trova l'avversario, questo dobbiamo metterlo in conto. Però, giustamente, con tutta la gente che gioca, ragazzi, credo che tra un 20, 25, 30 minuti tranquillamente mi troverà qualcuno, ok? Perfetto, ragazzacci, vediamo un po' qui come si evolve la situation. Perché ho voglia di giocare a PES. Sì, voglio pesare, va bene? Oh, vediamo un po'. Non ce la fai, non ce la fa a trovare l'avversario, ragazzi. No, però si impegna il server. Il server comunque si sta impegnando. Ci prova, ragazzi, ci sta provando. Ci sta provando, attenzione. Tum tum tum, ce la possiamo fare? Non lo so, ragazzi, non lo so. Non lo so veramente. Cosa facciamo? Non si sa, eh. Non si sa, non si sa, no. Non si sa, no. Dai, su. Su, 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 su. Nulla, ragazzi, non va, non trova nessuno. Vado a giocare a Quantum Break? No. Va bene, tanto non trova nessuno, ragazzi. La verità è questa, che non troverà nessuno. Voi dite che mi troverà qualcuno? Non mi troverà nessuno, ragazzi. Ulala! Attenzione! C'è anche il mio gatto, sentite. Vai, perfetto, perfetto, perfetto. Lui ci deve fare in questo modo, lui ci deve fare in questo modo. Vediamo un po', Vediamo un po' il da farsi qui. Vediamo un po' il da farsi, sì. Se magari mi fai scegliere la divisa più tutto il resto, no? Ecco, da che parte del campo si gioca, ecco. Vabbè, la divisa va ben così. Giochiamo a San Siro, va. Giochiamo a San Siro, ma sì, va benissimo San Siro, ragazzi. Vediamo un po', Ronaldinho starà male, sì. Ah no, Ronaldinho sta bene, ragazzi, attenzione. Tutta la squadra sta bene, non ci credo. Non so se metti il fenomeno. No, mettiamo CR7. Ma no, facciamo che mettiamo il primo tempo il fenomeno su. Mettiamo il primo tempo il fenomeno, ragazzi. Dai, va bene così, va bene così. Allora, sì, prima punta, giustamente. Seconda punta. Fortunatamente la squadra sta bene. Anzi, io metterei Dani Alves che è in condizione fisica al top, ragazzi, al top. Detto questo, è anche lui, insomma, Messi, è anche lui ha qualche giocatore per infastidirmi. Qui, ragazzi, si parte con la prima partita di Divisione 6. Attenzione, attenzione, perché la faremo veramente in un modo bradoso. Vabbè, non è che posso far casino a quest'ora, ragazzi. Solo che vi dico la verità perché non sto dormendo, perché sta nevicando. E stavo vedendo la neve fuori dal balcone, quindi a me la neve piace, ragazzi, vedere la neve. Una volta che la vedo qui nella mia città Pescara, me la godo, insomma, no? Allora, su, vediamo un po', vai, iniziamo, iniziamo, su. Si inizia qui, si inizia, ragazzi, si inizia. Ulala, il fenomeno qui, ragazzi, subito. Parte con un piede accelerato, di vabbè, poi viene fermato giustamente.
non sarebbe giusto, ma purtroppo è stato fermato e ecco, ho abbassato un po' il volume perché a quest'ora si approfitti perché non stavo giocando, eh. Tranquillo, tranquillo. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, tranquillo Ciccio. Il gol te lo faccio, eh. Hai voglia se te lo faccio il gol? Te lo faccio sì, Ciccio bello. Ulala, che recupero di Ramos. Lì stavo per subirlo il gol, ragazzi, eh. Ottimo il fenomeno, ragazzi, che palla. Per Ronaldinho, vabbè, poi è andata come è andata. Ai ai ai, ai ai ai. Bella, ragazzi. Ottimo così e andiamo a comandare. Andiamo a comandare in divisione 6, va. Andiamo a comandare in divisione 6, su. Vediamo un po' di fare le cose per bene qui, va. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Non fate queste stronzate perché sia chiaro questa cosa che non va affatto bene qui, eh. Se non sbaglio, Ronaldinho ha fatto il gol, eh. Che tiro di Ronaldinho, ragazzi. Tiro bestiale. Ma veramente bestiale, sì. Ottimo, dai, su. Bella. Ragazzi, Ronaldinho qui cosa si inventa? Cosa si inventa, ragazzi? Sta facendo la partita perfetta. Sta veramente facendo la partita perfetta, eh sì. Eh sì. Eh no, Puyol, non farle stronzate, dai. Mi sei sempre piaciuto come difensore, ma non fare queste cazzate. Ma devo mettere anche Mascherano in campo, ragazzi. No, ditemi voi perché forse è meglio, no? Da una parte poi. Ok, va bene così ragazzi, va bene così. Va benissimo così ragazzi, su. Va benissimo. La prima partita della D6, ragazzi. Una bella vittoria ci starebbe veramente bene per partire con 3 punti in accelerazione. Eccolo qua. Sapevo che la cazzata doveva arrivare, io lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che sarebbe dovuto arrivare, vabbè. Una volta che ho fatto un bel gol con Ronaldinho, devo subirne uno così, in maniera molto semplice, vabbè. Va bene, accettiamolo. Accettiamolo. Dai, però, basta, basta. Vediamo un po' qui, eh. Vediamo un po'. Il fenomeno ha fatto un po' all'inizio un passaggio. Ai ai ai. Affrontiamo tutti gli avversari a testa alta, ragazzi. Su. Vai Messi, vai Messi. Vai Messi. No. Niente, 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 non va, eh. Davids, ma come cazzo tiri? Dimmi come cazzo tiri, Davids. Va bene, ma senti, fenomeno, o giochi bene o ti mando a sparare la neve, visto che siamo a tema. Siamo a tema qui, no? Ti mando a sparare la neve e via. Vai, vai, rinvia la palla, rinvia la palla. Non la rinvia, eh. Eh no.
E ragazzi, io l'acquisto, subisco un po', subisco un po' per il momento. Primo tempo non è che ho giocato molto bene, devo ammetterlo ragazzi, non ho giocato granché. Ecco Ronaldinho lì, Ronaldinho. eccolo lì ragazzi. No, no, così no. In questo modo così male, no, dai. No, no, primo tempo balordo questo. Non ho fatto granché. Tre tiri in porta che a me sembravano anche di meno. Va bene. Non so che fare. Vai. Mi dispiace fenomeno, ma non hai fatto granché, quindi vai in panchina. Vai in panchina, purtroppo diventerà titolare CR7 qui. Eh sì, ragazzi, diventerà titolare lui. Perché? Perché è così, ragazzi, è così, non è che c'è altro da dire o da fare. Là qui. Bello, vabbè. Ragazzi, giocata ottima di Ronaldinho che merita comunque di restare in campo, merita di restare in campo perché per il momento poi magari mettiamo Neymar, ma per il momento Ronaldinho il suo posto lo conserva, ragazzi, lo conserva alla grande perché sta giocando veramente bene. Eh sì, quei pochi tocchi che sta facendo li sta facendo, devo dir bene, quindi non posso lamentarmi di come sta giocando Ronaldinho. Anche CR7, vabbè, ancora arriva un pallone lì. No, dai, qui. Non so se è la sua palla lì, Non so se è la sua palla però lì, Secondo me è la sulle palle, vabbè, poi. Ognuno può pensare la sua. Sì, atterramelo, atterramelo, quello aspetto. Ma no, 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 sbaglio mio, li devo tirare, invece l'ho passata. Vabbè. Si può fare qualche errore, ragazzi, si può fare. Non si dovrebbe, ma purtroppo succede. Ottimo Davids, recupero qui di testa. Va bene così, insomma, va bene così. Ullala, dai, però. Sì, vabbè. Ok. Messi, non ti sguinzagli. Non si sguinzaglia Messi, ragazzi. Non si sguinzaglia, vabbè. Male, meno male ragazzi, stava andando male lì, Non so se mettere Neymar, dar 20 minuti di spazio a Neymar, non so. Ma no, no, ho fiducia in Ronaldinho, dai. Ho fiducia perché voglio dargli fiducia, ragazzi, voglio dargli fiducia. Vai Messi, grande, ottimo così, ottimo, ottimo. No, no, vabbè. Che? No, vabbè, qui è culo ragazzi, qui è culo, Qui è culo dell'avversario,
Non ditemi di no, perché lì è tutto culo. No, vabbè, micidiale il culo che ha avuto lui, Ha avuto un culo micidiale, ragazzi, cosa che a me non sarebbe mai successo, vabbè. No, un CR7 che comunque lotta sui palloni, mi piace. Grande Ronaldinho, che di prepotenza arriva a riconquistare il pallone per poco, però poi vabbè, ragazzi, vi devo dire, sta avendo culo questo, ma io lotto fino alla fine, senza problemi. Andiamo, andiamo, andiamo. Ottimo così. Così. CR7 titolare. Dopo di questa, grande Ronaldinho che... Grande Ronaldinho, ragazzi. Grande Ronaldinho. E ora che dobbiamo approfittare che l'avversario è KO, perché... sarà incazzato nero, quindi... E ora che bisogna approfittare qui... Bisogna approfittare ora contro l'avversario qui a farlo, magari a farlo incazzare un pochettino, in modo da fargli perdere le staffe. Bella! No, no, cazzo! Non aggancia qui CR7, non aggancia. No, ragazzi. Vabbè, pareggio, ragazzi. Comunque è un Ronaldinho che ha giocato veramente bene. Un Ronaldinho in grande spolvero. Quindi purtroppo si parte con un pareggio. Non ho giocato malissimo, quindi dai, si parte con un pareggio, ragazzi. Si parte con un pareggio in D6 e è nulla. Vediamo un po'. Ah, ecco, col pareggio prendi punti lui, va bene, va bene. Ecco, 13 punti per restare, vabbè, in D6, vabbè, fa nulla. Allora, ragazzi, questo gameplay si conclude qui, il vostro Diablotex vi saluta, ci sentiremo per i prossimi, con i prossimi video. Detto questo, continuate a seguire il mio canale, iscrivetevi sul mio canale e lasciate un like. Ciao a tutti e alla prossima, ragazzacci e ragazzacce. Ciao.